Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo, finalmente direi anche che era ora, episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. È oltre un mese che non faccio un video su Yo-Kai Watch Puni Puni, prima perché non mi piace l'evento, poi perché stavo poco bene quindi non mi andava neanche di registrare, e oggi, per fortuna l'evento è passabile quindi si può registrare. L'avrei comunque registrato anche se era un portale bizzarri perché era ora di registrare un altro video su Puni. Lo scorso evento l'ho giocato anche abbastanza, ho slottato ovviamente un'ultima volta prima che finisse per trovare appunto qualche yokai magari che potesse aiutarmi, però non è andata bene. E questo evento è in collaborazione con Kunitori Wars, che va forte a quanto pare come app in Giappone perché Yo-Kai Watch. Abbiamo diversi yokai e dunque alcuni di quelli che si trovano dentro la slot sono addirittura il Tripla Z Taikobo. Sembra che abbia una specie di drago al suo fianco, carinissimo. Poi abbiamo anche a metà evento Yosen, che è forse il generale, credo. Abbiamo anche sempre nella Expendakai Kokibi, non so chi sia. Nella fase impossibile Ducky. Dovrebbe essere la volpe dalle immagini che si vedono. Overnian Shosei S nell'Expendakai, la slot sarebbe. Sempre nell'Expendakai Okijin. Cavolo, questa suona la chitarra. Ok, chitarra, quello lì, qualunque cosa sia. Whisper che si prende con i sigilli, è l'ultima ricompensa dei sigilli. Jibanyan Shosei sempre nell'Expendakai e anche Komasan Shosei nell'Expendakai. Si tratta di vincere il torneo quante più volte possibile. Direi quindi di spendere un po' di punti e vedere di riuscire a trovare qualcosina. Qui stavolta un po' bisogna spenderci se si vuole fare l'evento fatto in grazia di Dio. Allora, vediamo un po', apriamo. Va bene, troviamo lei. Okiji. Bene. Sì, sto imparando a leggere kanji. Molto lentamente, ma sto imparando. Va bene. No. Ah, ma questo pure. Ah, ma anche Komasan B. Allora, Komasan e Jibanyan Shosei devono essere di tripla S per avere effetto nell'evento. Ok. Non penso qui che faccia lo squillo delle trombe, a meno che non è per il tripla Z, forse. No, ok, slottata. Vabbè, ci stanno quelle a vuoto. Ci stanno sempre. Boia. Eccola, eccola. Dai, dai, dai. Queste. Due addirittura. Voglio godermele allora. Vediamo un po'. Ovviamente sono dell'evento. Ci mancherebbe anche altro. Il tripla Z. Bello. Ah, ma è non è un drago. È un quadrupede. Ok. Mi piace. Bello. E l'altra. Dai, dai, dai. Ah, sempre lui. Vabbè, doppia. Doppia. Buono. Apriamo tutto. Ma Octaserp? Però, oh, doppio tripla Z. Boh. Cerchiamo insomma di trovare anche qualcun altro dell'evento. Lo Z prima è stato provvidenziale. Vediamo magari se riusciamo a replicare con Jibanyan e Komasan, che non mi dispiacerebbero. Ah, però non è di questo evento. Vai, altra corsa, altro giro. Ok. Ah. Però non è di tutto perduto. Potrebbe comunque capitare qualcosa nelle rosse. Doppia S, Leo Fuoco. Va bene. Forse 200.000 ci arrivo, ma poi basta. Perché purtroppo a volte non escono proprio. A volte proprio ti fanno spendere tutto. Niente. Da un po' di tempo a questa parte. Ah, ok. Perché sì, ok che si farma, ma bisogna comunque stare attenti. Non è farmabile facilmente sto evento. Andiamo un po' qui. Oh, due oro. Non male, non male. È male invece. Niente neanche questa. Niente neanche questa. Oh, mi sa che ci arriviamo bene proprio. 200. Dai, dai, però. Oh, diversa, No, no. Lei. Vabbè, rango 2 farà più male. Oddio, precisi, vabbè, qualche punto in meno, ma si fanno subitissimo. Vabbè, dai, è andata così. È andata così, meglio dello scorso evento, molto meglio.
non è di questo evento comunque, ma dai però, tutti quanti uomini sono RC, quelli che non sono, cioè sono relativi a questo evento, ma non questo in particolare, a Sangokushi in generale. Allora, quelli che ho trovato, cosa fanno? Taiko Bo, ok, il tripla Z, quindi mi fa calare i pugni già grossi. Mentre Okijin, cosa fa? Ricarica gli altri Energy Max e i suoi pugni possono cadere grandi, wow. Più le sfere che mi dà l'ultimissimo Nyamurai, sto alla grande. Mentre tripla Z mi fa più danno durante la fase impossibile e Okijin invece mi fa più danno durante White Snake Kaira. Ah, quindi Kaira Serpente Bianco. Riduce e aumenta. L'evento di per sé sappiamo tutti quanti come funziona, non c'è bisogno di dirlo. Se vogliamo vederlo andiamo qui, Tournament, e vediamo insomma come è strutturato. E quello che vi consiglio di fare è di aumentare i vostri punti man mano che vincete i tornei. Non lo fate fin da subito, altrimenti è controproducente. Inoltre, quando vi viene data la possibilità di scegliere tra rubare con Yakidori o Uccelladro, o invece tenervi, o invece fare meno punti ma evitare che vi vengano a rubare, scegliete di rubare con Yakidori. Questo perché farete più punti e nessuno vi verrà a rubare i primi 4 sigilli. Non lo fa nessuno, quasi nessuno. Ma male che va possono rubarvi il quarto, ma in genere nessuno ve li ruba. Il quinto è quello dove verranno a rubare e dove dovete andare a rubare anche voi. Guarda quanto è bellino, va. Va, guardalo. E quello è l'Energy Max, molto semplice. Dato che anche con lei stiamo al rango 2 di Energy Max. Ah, una bella schitarrata, mi piace. Ad ogni modo, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione il link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.